Via alla 10ª edizione di Giugliano Arte e Sapori, una manifestazione che da anni oramai cerca di valorizzare i beni e le bellezze del territorio. Gli eventi al centro commerciale Auchan, da sempre attento a iniziative del genere. Quest'anno la 10ª edizione è tutta concentrata sulla Milan Urca, a differenza degli altri anni che erano attività legate ogni fine settimana ad un prodotto tipico del territorio. Quest'anno la direzione ha voluto praticamente omaggiare il 10º anno della manifestazione con la Milan Urca, quindi tutte le attività saranno praticamente concentrate sul tema della Milan Urca. Un'altra novità importante è la presenza delle scuole con dei laboratori didattici e dei giri all'interno dell'azienda, la cooperativa Sole. Abbiamo sposato anche quest'anno questa iniziativa, soprattutto per la Milan Urca, che è un'eccellenza del territorio. La cooperativa Il Sole, perché si trova alla Scoma Confcommercio, la cooperativa Il Sole era una conoscenza personale e quindi siamo riusciti a coinvolgerla in questa bella iniziativa. E poi vedere i bambini che incominciano a capire la storia della Milan Urca, già come la lavorazione dell'epoca ad oggi, è una cosa molto interessante. Assessore, un momento importante per i bambini della città perché li si avvicina all'agricoltura del territorio. Sì, questo è un momento importante, soprattutto con questa manifestazione di Arti e Sapori che è arrivata alla 10ª edizione, in collaborazione con l'amministrazione, vogliamo effettivamente riavvicinare i bambini all'agricoltura e alle nostre tradizioni, perché Giugliano non è solo la città delle favole, ma è anche, lo è stata e lo deve continuare ad essere, la città delle melannurche. La melannurca era il fondamento dell'agricoltura di una volta e deve continuare ad esserlo, e i bambini devono essere consapevoli di quello che ci appartiene, che ci è appartenuto e che ci deve continuare ad appartenere.